trampolini di pregiolato. Il Parco Olimpico ha negato l'apertura dei trampolini. Strana la decisione, se si pensa che arriva dopo l'incontro tra i comuni e la Fisi, dove era stata espressa la disponibilità a riconsiderare le Valli Susa e Chisone come sedi per lo svolgimento di competizioni a livello internazionale. La proposta, portata avanti dallo Sci Club di Sestrier con il comune di Pregiolato, prevedeva l'apertura dei trampolini olimpici quest'estate e l'organizzazione di una gara. Il costo sarebbe stato di 50.000 euro. Alcuni consiglieri di Pinerolo insorgono, non siamo stati avvisati dell'arrivo del ministro. Dopo la visita di ieri pomeriggio del ministro Elsa Fornero all'ufficio dell'impiego di Pinerolo, alcuni consiglieri hanno già fatto un'interrogazione da discutere nel prossimo consiglio comunale. Si tratta di Piera Bessone, Marco Gaido e Paolo Covato. Chiediamo perché l'incontro con il ministro Fornero non sia stato comunicato agli amministratori, spiega Piera Bessone. Inoltre vogliamo sapere quali motivi siano all'origine della visita. Amministratori e dirigenti di Pinerolo in un gruppo musicale. Si chiama Fuori dal Comune, la band messa in piedi da alcuni dirigenti, amministratori di Pinerolo e simpatizzanti. Il loro repertorio parte dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri, con ad esempio One degli U2. Ospite nel nostro studio i due componenti del gruppo. Dunque, facendo così diciamo attività comunale e quindi incontrando i vari dirigenti, a un certo punto ci siamo scambiati, si parla di calcio, si parla di lavoro, però si parla anche di cose diciamo al di fuori, proprio fuori dal comune, no? E parlando ho scoperto che c'erano 3-4 persone che avevano questa passione per la musica, che era una passione che io avevo anche dentro e che, come tutti, essendo diciamo persona datata degli anni 60, avevamo tutti complessino, si suonava, Beatles, Rolling Stones e tutto. Questa passione comunque è sempre stata dentro, e quando ci siamo confrontati con questi due o tre dirigenti, che adesso vi dirò chi sono, abbiamo detto: ma perché non facciamo, non ci troviamo in sala di stazione, proviamo, riprendiamo diciamo queste tradizioni, perché no? Allora con Corrado Crepaldi, che è dirigente del commercio, dello sport e di tutto, con Riccardo Rollè, che è l'altro dirigente, e con De Vittorio, che è il responsabile della sezione urbanistica, ed io, che facevo l'assessore, abbiamo diciamo inventato questa formazione e ci siamo trovati in sala di stazione. Un breve racconto di questa tua esperienza all'interno del gruppo. Beh sì, sono molto fortunato perché è già un gruppo molto affiatato. Devo dire che mi sono inserito abbastanza bene, loro sono molto bravi. Io già suonavo in un gruppetto prima, ma anche lì per motivi di quindi lavoro, quindi abbiamo anche smesso e ho quindi ripreso con loro. Spero di dare tutto il mio sostegno per questo gruppo, che credo che sia molto importante suonare per gli altri, suonare per delle associazioni, quindi, e poi nello stesso tempo anche divertirci. Il tour della Setta compie 25 anni. È stata fissata per domenica 5 agosto la 25esima edizione di una delle gare più attese nel mondo della mountain bike, il Tour della Setta. Partenza e arrivo saranno nuovamente a Sestrier, pronta ad accogliere le centinaia di biker professionisti e non che si riverseranno sulle montagne torinesi il primo weekend di agosto. L'edizione del 2012, caratterizzata da un unico percorso di 61 km, identico per marathon, gran fondo e cicloturistica. Anche quest'anno tutte le informazioni potranno essere scaricate dal portale web www.turassetta.it. Gli appuntamenti di domani. A Pinerolo, presentazione del libro Il Fattore Oz di Enrica Perrucchietti dalle 18 nella libreria Mondadori in piazza Barbieri 15, ingresso libero. Si intitola Galeotto fu il libro, il concorso organizzato nell'ambito di una torre di libri a Torre Pellice. I partecipanti devono raccontare il libro della loro propria vita in 1500 battute. Gli elaborati devono pervenire alla segreteria del festival entro domani. We'll be right back.